mi propongo di essere l'avvocato difensore del popolo italiano. Sono disponibile a farlo senza risparmiarmi, con il massimo impegno e la massima responsabilità. Io sono, quale Presidente della Repubblica, sono garante della questione nazionale. Però che io possa andare in Parlamento a cercare una maggioranza alternativa, quando invece, come è ben chiaro a leggere, andrei in Parlamento per trasparenza nei confronti dei cittadini e rispetto delle istituzioni, non facciamo i ragionamenti, attenzione, i peggiori ragionamenti della Prima Repubblica. Che il leader della Lega, Matteo Salvini, che qui è ritornato e lo ringrazio, allora dicevo, nessun problema, è evidente che la responsabilità di una crisi porta visibile la sua firma, ma se gli manca il coraggio sul piano politico, non c'è problema, me lo assumo io, ritengo che questa sia la conclusione, l'unica obbligata, trasparente, coerente e lineare. Vi ringrazio tanto per questa attenzione. Io vado al Presidente della Repubblica, grazie. Però con tutto il rispetto per la popolazione umbra, una popolazione che parte dalla provincia di Lecce non può essere determinante per le sorti del governo. La maggiore, diciamo, forza di opposizione ci viene non da un partito di opposizione, ma da Italia Viva. Italia Viva un giorno sì e l'altro pure sta dichiarando che vuole promuovere un atto di sfiducia nei confronti del ministro Bonafede. Italia Viva vota con le opposizioni costantemente in questi giorni. Abbiamo previsto che nelle aree individuate come focolai non sia consentito l'ingresso e l'allontanamento, salvo eventuali specifiche deroghe poi consentite e valutate di volta in volta. Sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione «io resto a casa». Non ci sarà più una zona rossa, non ci sarà più la zona 1 e la zona 2 della penisola. Ci sarà l'Italia, un'Italia zona protetta. La sera del 7 ho firmato il DPCM che ha reso di fatto zona rossa tutta la città. Ascolti, zona rossa nella misura in cui dal giorno 7 della firma del decreto non c'è stata più la possibilità di spostarsi neppure all'interno del comune. Se lei domani le avrà la responsabilità di governo, scriverà lei i decreti e assumerà tutte le decisioni. Io non mi vergogno di dire che stiamo seduti su queste poltrone. Secondo me non è importante dire non sono interessato alla poltrona, ma dire essere interessati a star seduti con disciplina e onore.